Oggi si avviano i lavori proprio della prima unità funzionale degli interventi complessivi di ammodernamento del centro di fondo qua a Lago di Tesero. Il progetto si compone quindi di vari lotti funzionali, chiamiamoli così, il primo dei quali è proprio qua dietro, dove è prevista la realizzazione sotto la sede della zona d'arrivo attuale delle piste di un grande volume interrato che servirà proprio per ospitare tutti gli spazi destinati alla preparazione degli sci, quindi all'esquimen per tutte le squadre che parteciperanno alle Olimpiadi e con i relativi spazi di servizio, naturalmente. Questo è un intervento importante che vale circa 3 milioni e mezzo di euro, i cui lavori iniziano oggi, sono affidati a una ditta locale, a una serie di ditte locali e avranno una durata di circa un anno, quindi questi nuovi spazi saranno pronti in vista del prossimo inverno, della prossima stagione invernale 2024-2025. Subito a seguire, nei prossimi giorni, è in fase di affidamento l'appalto per la seconda unità funzionale, che invece riguarda la realizzazione qua al posto della tribuna che c'è attualmente di un altro edificio, un edificio a carattere, diciamo, ricettivo di rappresentanza, dove quindi ci sarà realizzata una grande sala d'accoglienza per gli eventi e al piano di sopra degli spazi per la sala stampa, per la stampa essenzialmente. Questo intervento secondo prevede poi anche la realizzazione di un altro edificio, qua poco più avanti, che sarà questo destinato invece a centro fisi. Infatti qua è previsto che a Lago di Tesero proprio ci sia un'implementazione dell'attività di ricerca proprio da parte della FISI, per quanto riguarda tutta l'attività attinente agli sport olimpici invernali del fondo. L'ultimo, o meglio, il successivo terzo lotto funzionale riguarda invece gli interventi di ammodernamento delle piste, di tutte le piste da sci che devono rispondere a nuovi requisiti tecnici posti proprio dalla FISI in maniera specifica per l'evento olimpico. Quindi sarà previsto un riammodernamento dei tracciati con nuovi percorsi, anche un'ottimizzazione di quelli esistenti, con il conseguente rifacimento anche di tutto l'impianto di innevamento e dell'impianto di illuminazione. Questo intervento vedrà concretamente il via, i lavori di questo intervento verranno avviati nella prossima primavera durante la stagione, dopo la stagione invernale.